Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio. La Toscana, terra di diritti. Questo è il titolo dell'edizione 2021 della Festa della Toscana, che è tornata dopo un anno di stop a causa della pandemia. Con la seduta solenne del Consiglio regionale, che ha visto ospite il deputato Luca Pastorino, segretario dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, nonché tante iniziative collaterali come la firma del manifesto per la comunicazione non ostile. Vediamo tutto nella puntata speciale della nostra trasmissione. Permettetemi intanto di portare subito il presidente Fico, che non ha potuto essere presente in quanto impegnato a Parigi. Pregresso, però ha voluto mandare me, secondo me il fatto che abbia mandato me ha proprio questo significato di valorizzare anche il doppio ruolo che ho, nel senso che io credo, come ho detto al Presidente prima, in separata sede, questa sia una sfida per tutti, per la politica, no? Perché Festa della Toscana tradotta con le parole, con le giuste parole del Presidente, vuol dire innanzitutto una sfida che parte dalle comunità ad usare un linguaggio giusto per veicolare temi che molto spesso anche chi fa politica come me pensa che siano scontati, no? Nei messaggi che lanciamo, nelle manifestazioni che facciamo. Quindi partire anche dalla piccola comunità come la mia, diciamo, oggi siamo rappresentate da tutti i sindaci della Toscana, insomma, quanto di meglio si possa fare. Poi io provo sempre a fare esercizio su me stesso, parlando per dire con mio figlio che ha 19 anni, che faccio fatica sempre a interpretare un po' per quello che vuole fare, per quelle sono le sue aspettative. Io credo che trovare il modo giusto, le parole giuste per veicolare i messaggi su valori fondamentali, messaggi però che arrivino fino alla fine, fino al nostro interlocutore, in questo caso nuove generazioni, sia quanto di più importante dobbiamo fare. Partire da iniziative, manifestazioni come queste, veicolate sui territori, piccoli o grandi che siano, e dirle con le parole giuste. Non è facile, la senatrice Segre ha sempre parole giuste, l'ha dimostrato in tante occasioni pubbliche, nel suo impegno sulla scuola, no? Ecco, però la senatrice Segre è portatrice di un valore che si porta da solo, per la sua storia, per quello che è stato. Chi fa politica come me deve essere in grado comunque di trovare la chiave di lettura giusta attraverso queste iniziative, ma attraverso un linguaggio che sia comprensibile, che arrivi fino in fondo, perché questo è fa parte di quello che è la nostra missione. Questa è la festa di tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Non vuole essere una ricorrenza per ricordare per quanto la Toscana è stata all'avanguardia nel mondo, abolendo per prima, nel 1786, con Pietro Leopoldo, la pena di morte. E non vogliamo fare solo questo, perché basta leggere i dati di Amnesty, ci dice ancora che metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte. Ma oggi vogliamo mandare un messaggio, specialmente alle ragazze e ragazzi più giovani. Non siate mai indifferenti. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone. Un passaggio di testimone in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. Ai ragazzi più giovani, alle ragazze, dico di non voltarsi mai dall'altra parte. Se un loro coetaneo è molestato in rete oppure dal vivo. Avete visto cosa è successo alla vostra collega Greta qualche giorno fa. E questo è solo un caso piccolo rispetto alla violenza che ogni giorno tante donne e tanti uomini ancora subiscono. È una sfida culturale, oggi è l'inizio, noi vogliamo andare nelle scuole, portare avanti questa battaglia culturale che non ha colori politici, di tutta l'assemblea legislativa. Lo vogliamo fare dicendo che la Toscana è una terra che non odia, è una terra che sul tema dei diritti vuole essere all'avanguardia, è una terra che guarda con speranza al futuro. Io, come Antonio Mazzeo e come tutti i consiglieri regionali, siamo eletti da 14 mesi. E l'anno scorso la festa della Toscana non la potevamo fare perché eravamo in pieno Covid, eravamo in una situazione in cui vivevamo anche più di 15.000, 16.000
contagi a settimana e oggi che ne abbiamo 3.200, così come l'anno scorso vivevamo anche 70 morti il giorno, ieri sono stati 4 in Toscana, con ospedali che avevano anche un'occupazione che andava a 3.000, con quest'anno che invece sono 315, la festa della Toscana l'abbiamo potuta rifare e l'abbiamo potuta rifare come avviene da 20 anni, dal 2001, all'insegna di questo messaggio che è di rievocazione storica, sì, ma soprattutto è di proiezione verso il futuro. Fummo il primo Stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della Terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema ratio, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali, perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. Magari con qualche anno dopo scoprire che si tratta di un errore giudiziario, o comunque con il sacrificio di una vita umana che invece deve vivere il suo percorso naturale fino alla fine, anche con la possibilità di poter rieducare se stessi e rendersi conto dello sbaglio che si è fatto. È uno dei salti di qualità della civiltà umana. 30 novembre è una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi è attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante che deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere e può testimoniare di essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi, perché sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti, garantendo i doveri. 30 novembre 1786 siamo stati il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti, contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci, i loro delegati da tutta la Toscana. E questo è un gran bel segnale, sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. Giornata fondamentale, perché è una giornata soprattutto di riflessione intorno a un primato che la Toscana ha, ovvero la prima terra in tutto il mondo ad aver abolito la pena di morte, e giustamente questo giorno è diventato la sua ricorrenza prioritaria. Ma appunto abbiamo collegato questa giornata a una riflessione sui diritti, sui nuovi diritti anche, ovvero quelli che spesso vengono lesi dall'utilizzo delle moderne tecnologie, e sappiamo bene che questo accade, accade quotidianamente, che ancora oggi non c'è una cultura formata sul tema, e quindi anche come Consiglio regionale abbiamo voluto dare questo contributo. Credo poi che questa toscanità, questa Toscana dei diritti debba essere celebrata tutti i giorni, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, perché sappiamo bene che alimentare la cultura del rispetto dei diritti richiede molto sforzo, è una pratica quotidiana in tutti i luoghi in cui ci possono essere soprattutto giovani che hanno la titolarità del loro futuro e soprattutto la responsabilità di costruirlo. Anche come ufficio di presidenza abbiamo fortemente voluto questo tema, perché è un tema assolutamente attuale. Io penso che proprio
in relazione al tema scelto per combattere il linguaggio d'odio, per combattere quanto troppo spesso succede sui social, fin dalla più tenera età si possa pensare di dedicare la festa della Toscana a chi ha fatto del linguaggio e con il linguaggio la storia dell'umanità e la storia nostra, e quest'anno ne ricorre il settecentesimo anno, che è Dante. Io penso che nel combattere il linguaggio d'odio, nel combattere certi tipi di svilimento proprio della comunicazione, si possa pensare a Dante, che con il linguaggio ha costruito la storia del mondo e ha costruito un monumento della civiltà tutta. La festa della Toscana è nata per rafforzare l'identità della comunità regionale, ma anche per ricordare l'atto rivoluzionario che fece Pietro Leopoldo con l'abolizione della pena di morte, rendendo la Toscana all'avanguardia per quanto riguarda delle scelte di grande civiltà. Oggi rafforzare la civiltà e la giustizia significa anche contrastare il cyberbullismo, significa contrastare le fake news che vengono diffuse nella rete alimentando sentimenti di odio. Quindi credo che la festa della Toscana ogni anno sia un appuntamento importante per riaffermare quei principi di civiltà, quei principi di democrazia che sono nati, se vogliamo dirla così, con Pietro Leopoldo, ma che debbono continuare con scelte che giornate come queste sono in grado di rafforzare. Chi fa politica ci è abituato ad avere anche persone che ti insultano, che usano vocaboli non consoni sui social, ma vedete, in realtà noi dobbiamo fare un'operazione che è un'operazione culturale. Noi dobbiamo raccontare, partendo dai bambini e delle bambine delle scuole, partendo dai giovani, dai giovanissimi, da chi utilizza più di altri la rete e i social, e spiegare che in un social network si sta come si sta in un bar, come si sta in un ristorante, come si sta su un autobus, come si sta a un teatro. E siccome poi, per fortuna, nel mondo reale molti di quelli che magari quando sono dietro a una tastiera utilizzano certi tipi di linguaggio non avrebbero mai il coraggio di utilizzarli, per fortuna, di fronte alle persone che hanno davanti. Allora va spiegato semplicemente questo, che sui social si vive come si vive nella società. E la Toscana, che è terra da sempre di diritti e anche di rispetto, perché oggi credo che la Toscana debba fare della parola orgoglio una propria bandiera. La Toscana deve essere orgogliosa di quello che è. Oggi è la festa di tutti i cittadini e le cittadine della Toscana, di chi ha scelto di vivere la nostra regione, di chi è nato nella nostra regione e ha l'orgoglio di vivere nella regione più bella del mondo. Io credo che quando si parla di violenza sia fondamentale e far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica, ma che è quella psicologica. Quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti, e la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la Toscana, prima ancora che Beccaria pubblicasse dei delitti e delle pene, aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro la morale, contro tutti i valori per cui ancora oggi la Toscana deve continuare a battersi. Noi vogliamo fare un passaggio di testimone, che è quello dei valori della nostra regione. Si parte dall'abolizione della pena di morte nel 1786 e si dice: noi vogliamo restare all'avanguardia nel tema dei diritti. I bulli di oggi sulla rete potranno essere i violenti di domani. Come si fa a fermare tutto questo? Si fa creando una cultura diffusa, parlando con le ragazze e i ragazzi, chiedendo che lo facciano nelle loro case e mandando a loro un messaggio forte. Non siate indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte.
Spesso vi capita che un vostro amico minacci, violenti, usi linguaggi d'odio verso un suo compagno di classe. Denunciatelo, abbiate la forza di raccontare quello che accade, perché chi subisce violenza fa fatica a farlo. E allora la Toscana deve mandare questo messaggio, lo deve fare con grande forza, sapendo qual è la parte giusta della storia da cui stare. Io mi fido molto delle nuove generazioni, io credo che siano più avanti di noi nella capacità di leggere il presente ed il futuro, e attraverso le loro lenti voglio costruire la Toscana del domani, una Toscana che continui a essere aperta, accogliente, inclusiva. Il manifesto è nato 5 anni fa da un'esigenza concreta di tante persone che, come me, con una grande sensibilità, hanno detto: ok, proviamo a vivere meglio la rete, perché iniziavano i primi episodi di hate speech, di fake news, di cyberbullismo, eccetera. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a scambiarci delle idee, sono nati dei principi, abbiamo condiviso questi primi principi con la rete, ci sono state migliaia di collaborazioni e di suggerimenti, e così a febbraio di 5 anni fa ormai è nato il manifesto della comunicazione non ostile. Cos'è? Sono 10 semplici principi di stile, 10 suggerimenti per aiutarci a vivere meglio quella che ormai possiamo definire la nostra nuova stanza. Ognuno di noi nella propria vita ha la stanza del digitale, dico io. Che siamo più piccoli o che magari siamo anche noi più grandi, ecco, ciascuno di noi deve fare i conti con il mondo online. Allora, quella stanza ha delle sue regole, quella stanza va conosciuta e ormai va anche abitata, però per abitare quel mondo ci vogliono educazione, ci vuole cultura. E la Toscana, anche con questa tessera, completa un mosaico di tolleranza, di intelligenza, di democrazia molto alto. Per prima, oltre che aver abrogato la pena di morte, pone un manifesto su un uso cosciente, consapevole dei social, degli strumenti legati alla rete, che sono una grandissima opportunità per tutti noi. In ogni momento ci consentono di comunicare, di confrontarci, di scambiarci idee con ognuno in ogni parte del mondo, ma nello stesso tempo sono anche ricche di insidie pericolosissime, in modo particolare verso i giovani, che sono quelli più digitali, sono nati con lo smartphone in mano, ma non conoscono tutte quelle insidie che dentro vi sono.